Insieme ai colleghi Claudio e Dino Rocco abbiamo pensato di registrare alcuni video del nostro museo nella speranza di potervi accogliere a braccia aperte il prima possibile, appena questo sarà consentito. Oggi abbiamo deciso di parlare di un'anfora nordafricana che fa bella mostra di sé all'interno della sezione romana del nostro museo. È un reperto che suscita spesso la curiosità dei bambini e ci consente di parlare di almeno tre argomenti. La produzione ceramica nel periodo tardo antico, i commerci nel bacino mediterraneo ed anche i riti funerari testimoniati nel territorio di Riccione. Che cos'è l'anfora? L'anfora è un grande contenitore ceramico che serviva per il trasporto delle derrate alimentari, ma anche liquori, vino, il garum, che è quella particolare salsa derivata dalla fermentazione dell'interiore di pesce che può ricordare un po' la nostra cultura degli incidi Settara, o la salsa mokmam usata in Estremo Oriente per insaporire piatti oggi come allora. Poteva servire anche per il trasporto di granaglie o anche addirittura di frutta fresca. Ha una forma particolare che ci permette di distinguere le varie aree di produzione e i periodi in cui sono state create le diverse anfore testimoniate nel bacino mediterraneo. Partiamo dall'etimologia della parola anfora. Deriva dal greco trasportare, da ambo le parti. Infatti, caratteristiche fondamentali sono le due anse che servivano per maneggiare questi oggetti. Potevano essere anche infilati dei bastoni lungo l'ansa per trasportare più anfore alla volta, sollevando con l'aiuto di un'altra persona. È distinta in varie parti, veniva creata al tornio e queste parti venivano in seguito saldate fra di loro. Si parte dall'orlo, la parte del collo, la spalla, il ventre che serviva per contenere appunto gli alimenti e importantissimo il piede caratterizzato da un puntale. Il puntale serviva per poterle mantenere in piedi su dei fondi di sabbia o delle tavole lignee con dei fori, soprattutto per il trasporto marittimo dove venivano impilate una vicino all'altra per evitare la rottura e anche di sbilanciare il carico durante la navigazione. Questo lo sappiamo perché grazie all'archeologia subacquea è stato possibile analizzare i carichi di numerose navi affondate nel bacino mediterraneo. E sappiamo anche che per evitare rotture gli interstizi fra le varie anfore venivano riempiti con paglia o altri materiali che servivano a tutire gli urti e gli spostamenti. E vi ho accennato che probabilmente quest'anfora, probabilmente sicuramente quest'anfora di produzione tardoantica è stata prodotta in area tunisina e probabilmente è servita per trasportare olio d'oliva. Come lo sappiamo? Lo sappiamo perché gli archeologi che studiano le varie forme ceramiche hanno distinto negli anni diversi tipi di anfore. Hanno dei nomi che spesso sono il cognome dell'archeologo che le ha pubblicate per primo. In questo caso siamo davanti a un'anfora chiamata Chi, pubblicata nel 1984, questa è la variante 35A. È una produzione dell'area della Lusitania, l'attuale Tunisia, dove si produceva dell'ottimo olio d'oliva, non veniva usato per l'alimentazione spesso, ma per alimentare le lucerne. Nel nostro museo sono documentati altri tipi di anfore, per esempio questi, e quella più piccola è sicuramente una produzione locale. Infatti c'erano fabbriche di laterizi e di prodotti ceramici molto famosi in età romana, anche nell'area di Sant'Arcangelo e in quella di Forlimpopoli. Come si preservavano gli alimenti all'interno delle anfore? Le anfore venivano chiuse utilizzando dei tappi in ceramica, a volte anche dei semplici frammenti ceramici o dei dischi in sughero. Questi venivano fissati nella parte superiore del collo con della calce oppure anche della pozzolana che si induriva e sigillava il contenuto dell'anfora. Spesso su questi tappi riportiamo delle scritte in bianco o in nero con il nome del produttore del prodotto. Delle volte l'anfora stessa
ha dei bolli impressi quando l'argilla è ancora fresca e modellabile, che riporta il nome del produttore della forma ceramica. Non è il caso delle anfore conservate nelle vetrine del Museo di Riccione, però per esempio questi bolli sono testimoniati sopra dei frammenti di tegole che riportano il loro bollo di fabbrica, che veniva impresso con il tiparius, un timbro. Spesso questi contenitori ceramici avevano una seconda vita. Quando venivano danneggiati e non era più possibile ripararli per il trasporto di derrate alimentari, potevano essere riutilizzati. In questo caso la parte superiore dell'anfora è stata tagliata ed è servita per un'umile sepoltura di un fanciullo nella parte a sud della via Flaminia, nella zona di San Lorenzo, dove è testimoniata fin dal primo secolo d.C. una necropoli di età romana. Nel Museo di Riccione sono testimoniati altri tipi di sepoltura, inumazione e anche incenerazione, e spesso le anfore sono utilizzate anche come segnacolo in questo caso, ovvero testimoniamo la presenza di una tomba sottoterra. È anche un ideale collegamento fra il mondo dei vivi e quello dei morti. Infatti i parenti del defunto potevano recarsi presso la tomba e fare delle offerte di alimenti, per esempio, per mantenere vivo il legame col proprio caro estinto. Per oggi direi che vi ho annoiato anche troppo, vi rimandiamo all'appuntamento il prossimo lunedì sulla pagina Facebook del Museo del Territorio. Restate a casa, vi raggiungiamo noi. Thank you.